Ciao ragazzi e benvenuti alla nuova puntata dell'Occhio che sente, dedicata a Gian Lorenzo Bernini. Oggi parleremo delle prime fontane di Gian Lorenzo, ma non solo le uniche. Ma prima la sigla. Urbano VIII chiede a Bernini di realizzare una fontana ai piedi di quella che sarebbe diventata la scalinata di Piazza di Spagna e dove allora c'era una scarpata. L'acqua era quella dell'acquedotto dell'Acqua Vergine. I condotti arrivavano attraverso quella che attualmente è chiamata Via dei Condotti. C'era bassa pressione e nessuno era ancora riuscito a capire come fare una fontana. Gian Lorenzo, quindi, sfonda il pavimento e fa apparire un bacino d'acqua. È una fontana che racconta una storia. Non è un insieme di vasche sovrapposte. È una barca mezza affondata in questo mare. Una barca della flotta di Urbano VIII. I cannoni non gettano fuoco, ma acqua potabile per tutti i romani, anche dall'albero maestro. All'interno ci sono due soli. Il sole era l'emblema del papa poeta. Il sole di Apollo ha messo insieme i simboli del potere temporaneo del Papa e i simboli della persona di Urbano VIII. L'idea è quella di cambiare il segno degli elementi. Ci si aspetta il fuoco, ma ecco l'acqua. Urbano VIII più tardi chiede a Gian Lorenzo di realizzare una fontana in piazza Barberini. Realizza quindi la fontana del Tritone. Egli usa solo alcune delle idee del Rinascimento, come ad esempio la conchiglia, rimontandola in modo completamente diverso. Fotografa il momento culminante della vicenda, è l'attimo in cui Tritone esce dall'acqua, sollevato da quattro delfini, che intrecciano le loro code alle chiavi di San Pietro, ospitando lo stemma della famiglia Barberini, le api. Sulle loro code c'è una grande conchiglia che si apre sotto il nostro sguardo e dalla conchiglia esce Tritone che annuncia la fine della tempesta. In origine lo schizzo era 10 volte più alto di quello attuale, era per dimostrare la potenza dell'acquedotto che arriva fin lì. Inoltre Gian Lorenzo gioca con i nostri sensi, infatti la tromba doveva provocare un suono e la pressione era così alta che provocava un altissimo sibilo. Se il video ti è piaciuto condividilo e mi raccomando un click qui sotto. Ciao, un bacio! Il sole era l'emblema del papa. Caparezza, è troppo politico. Caparezza non mi piace, è troppo politico. Troppo politico. Troppo politico.